una terapia medica. Gratuito, senza ricetta medica, semplice. Sono i presupposti del piano di screening lanciato dall'ASL di Pescara per l'eliminazione del virus dell'epatite C, patologia subdola che generalmente non dà sintomi, ma è la principale causa di cirrosi e cancro del fegato in Italia. Lo screening è destinato ai nati tra il 1969 e il 1989 che saranno informati tramite lettera di invito, sono già partite, per sottoporsi ad un prelievo di sangue venoso prenotando attraverso gli ambulatori dedicati oppure sul sito aziendale della ASL. In alternativa è possibile aderire anche mediante prenotazione diretta, sempre attraverso il sito ASL. Sentiamo Giustino Parruti, direttore del Dipartimento delle Medicine. È una patologia molto complessa che nei portatori inconsapevoli può determinare danni a livello, oltre che del fegato, di molti altri organi ed apparati, in primis il sistema cardiovascolare. Cosa importante, se l'esito è negativo il referto viene consegnato personalmente al diretto interessato. In caso di positività verrà contattato da un professionista per fissare un appuntamento per la visita specialistica, quindi si provvederà alla presa in carico del paziente. Attualmente non esiste un vaccino, ma un'efficace terapia antivirale con un'altissima percentuale di guarigione, circa il 95%. Ancora Parruti. C'è un disegno oggi potentissimo di eradicare questo virus, perché i farmaci che abbiamo consentono proprio la prospettiva di una eradicazione e quindi le risorse che verranno spese in questo senso saranno molto ben spese. Questa ASL poi avrà la virtuosa idea di far partire parallelamente un nuovo screening per il virus dell'immunodeficienza acquisita, per l'HIV, per il virus dell'epatite B, per il quale le terapie stanno aumentando di ora in ora, e per la sifilide, che è vecchia compagna di strada e che purtroppo è ancora molto diffusa, quindi estremamente beneficiale cercare pure essa.